una preminenza assoluta, quindi non può entrare a far parte di una trattativa, detto in punta di diritto, no? Se c'è la legge, c'è la legge, punto e basta. Esattamente, e quindi l'accordo serve per dire: qui c'è la legge che dice questa cosa, noi siamo tutti d'accordo che si può fare quest'altra. Se io dico di sì, firmo l'accordo, io giornalaio, quindi mi assumo anche l'impegno di fare quello che c'è scritto nell'accordo, anche se diciamo non è pienamente in linea con la legge, ma mi chiede un qualche cosa in più. E qui, se mi chiedi qualcosa in più, mi devi dare un soldino in più. Certo. Cioè, il discorso non è molto complicato poi, eh? E invece il loro ragionamento è: no, no, noi stabiliamo le cose, ti do quella miseria che ti do adesso, chi non fa queste cose gli do ancora meno. Certo. Certo, è chiarissimo. Questa è la loro filosofia. Bene, allora il tempo è scaduto, io sì, ti ringrazio bene. Perché comunque hai sintetizzato al meglio la situazione, hai dato tanti spunti per valutare che cosa sta accadendo il gruppo di lavoro. Ricordami la data del prossimo incontro, scusa, l'8 marzo, in piena bagarre, in pieno caos sulle valutazione post dei risultati, elettorale. Esatto. No, io pensavo che mi dicevi in piena bagarre per la festa delle donne, no, e così no, no, via. No. Quello pensi, sarà molto più pensi, tranquillo. Tu pensi. Beh, no, guarda, il quadro che esce fuori questa mattina dalla stampa è davvero particolare, perché praticamente Berlusconi, che ha questa maggioranza relativa, ma in realtà non la può spendere perché, avendo fatto un accordo a morte con il signor Salvini, accadrà che insomma saremo tutti completamente paralizzati. Ecco, questa... Sicuramente quello che penso anch'io è quello. Quello che penso anch'io è quello. E niente, quindi, come dire, ripeterei quello che da un po' di tempo sta dicendo Giuseppe: sì. Non ci regaleranno nulla. Per cercare di smuovere un po' le acque abbiamo bisogno di fare delle cose. Cosa ancora non è ben chiaro, perché è inutile che sto a ripetere la litania. Però quantomeno quello che stiamo tentando di fare in questi giorni con le assemblee congressuali e così via è quella di presentare la piattaforma agli edicolanti e dire: questa piattaforma è da sostenere. Come pensate di poterla sostenere in una maniera fattibile? E da qui poi tireremo forse le conclusioni su che cosa si potrà fare. Amica, scusa, ti intrattengo un minuto. Dicevo del caos elezioni, perché in altri tavoli sindacali di solito l'aspetto politico diventava determinante, era quello che sbloccavano. Quindi quando c'era questa coincidenza tra periodo elettorale e periodo di trattativa, di solito dopo il voto le cose si chiarivano un po', per una serie di cose che appartengono alla politica italiana. Adesso non voglio approfondire. Non è questo il caso, è quindi l'appello alla mobilitazione, alla lotta, a fare le cose, come tu hai detto, vale doppio nei confronti del tavolo e nei confronti della politica, perché non arriverà nulla di nuovo il 4 marzo e quindi, sicuramente la FIEG avrà questo atteggiamento dilatorio. Io ti metto lì un'altra riflessione ancora, cioè mentre nel passato c'era più o meno l'aria di chi poteva vincere, di chi poteva andare al governo, e quindi potevi andare a bussare a quella porta e poi vedere che cosa riuscivi a portare a casa. Oggi, se tu vai a bussare a qualsiasi porta, ti promettono mari e monti, anche di più, anche la campagna ti promettono, capisci? Ma poi alla fine che cosa porti a casa? Se la situazione sarà quella che immaginiamo io e te il 5 di marzo, capisci? Che quindi è tempo sprecato anche. Purtroppo è così. Va bene. Grazie, va bene. Grazie Amilcare, e a risentirci presto, a te, Fabio. E in bocca al lupo per questo virus FIEG, allora. Grazie, viva il lupo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. We'll be right back.
Questa interessante testimonianza di Amilcare Digiuni, che ieri è andato al confronto alla commissione di lavoro, al gruppo di lavoro, chiamatelo come volete, sull'adeguamento alla legge di riforma del testo del futuro accordo nazionale. Il risultato politico e tecnico lo avete sentito tutti, quindi da una parte l'atteggiamento dilatorio di FIEG, dall'altro appunto una, oltre alla compattezza sindacale, anche come dire, la determinazione ad uscire fuori da questa fase così complicata, con le considerazioni sul contesto elettorale che chiaramente non segnano sicuramente un punto a favore degli edicolanti. Dunque, noi adesso tra pochi minuti abbiamo il collegamento con Pregnolato, che è il segretario del Sinaggi di Treviso, quindi sentiremo da lui le ultime notizie sulla provincia e poi chiuderemo la nostra mattinata di programmazione. Quindi rimanete in ascolto, ancora qualche minuto
di pausa musicale. So we cry 'cause we're made of water, and its salt is our debt to the sweat of our fathers. And our mothers bled us into this light screaming, where blood tastes of metal and tears make us rust. How could you love me? I ain't done nothing. My wounds are my prayers. I'm suckling fear. Oh, woman, what can I do? Your heart has gone dry, and I can't get through. This world, and I row you home. You're a feather on the breath of your fear. You want trust, but you'll settle for safety. I just want you near. Let it fly from the pride of secrets into the light of startled dove. Let it rain on the desert of all your fevers and grieving. My love, how could you love me? I ain't done nothing. My wounds and my prayers, I'm suckling fear. I'll row you home.